Tra pochi minuti avrà inizio la diretta. Buon ascolto e buona visione. Scrivici ai nostri indirizzi mail radioevangelitalia@gmail.com e admessinatv@gmail.com. Contattaci anche su WhatsApp al numero 389-6125-728. Dio ti benedica! Tra pochi minuti avrà inizio la diretta. Buon ascolto e buona visione! Scrivici ai nostri indirizzi mail. Radio. Gesù disse: lo Spirito del Signore è su di me, perciò mi ha unto, per recare una buona notizia agli umili e proclamare la libertà a quelli che sono schiavi. Non ascoltare più cattive notizie. Gesù è la buona notizia che ti cambia la vita. Vi salutiamo con la pace del Signore. Terza domenica del mese, appuntamento fisso ormai con il programma La Buona Notizia, dagli studi di Radio Evangelo della comunità delle Assemblee di Dio in Italia di Messina. Vi saluto io, Geremia, pace Valeria. Pace Gerry, pace anche a tutti i nostri ascoltatori e spettatori. Il programma La Buona Notizia, grazie a Dio già da un po' di tempo vi teniamo compagnia col fine di predicare la parola di Dio, quindi l'obiettivo, lo scopo, la ragione per cui facciamo questa diretta puntualmente la terza domenica del mese è quello di diffondere l'amore di Gesù attraverso la sua predicazione, attraverso testimonianze, cantici. Vi invitiamo fin da subito a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze proprio per ascoltare quanto è bello Gesù, quanto è buono Gesù. Proprio così, cioè noi desideriamo comunicarvi una buona notizia, anche perché crediamo di vivere in tempi in cui di cattive notizie se ne ascoltano fin troppe, e quindi noi stasera non vi vorremmo rattristare o incupire con cattive notizie, ma parlarvi della buona notizia con la B e con la N maiuscola, per così dire, ovvero l'Evangelo, l'annuncio della grazia di Dio e del suo perdono che ci viene riservato attraverso l'opera di Cristo. Bellissimo considerare che è davvero una buona notizia farvi sapere che Gesù è morto anche per i vostri peccati. È quello che offre a te, a me, a noi, è proprio il suo messaggio di salvezza. Chiunque avrà creduto nel suo nome sarà salvato. È una verità così semplice, così elementare, ma così profonda e così meravigliosa. Così alla portata di tutti e allo stesso tempo a volte così irraggiungibile proprio per la sua semplicità, perché la rendiamo noi irraggiungibile quando pensiamo che sia troppo semplice. Troppo facile, sì. Non è possibile che si riduca tutto a un credere e confessare. Come bere un bicchiere d'acqua, semplice come bere un bicchiere d'acqua, ma di fatto questa buona notizia è un bicchiere d'acqua a persona stanca e assetata, come dice un versetto del libro dei Proverbi. Quindi vorremmo porgervi questo bicchiere d'acqua, lasciatemi usare questo termine, perché possiate essere dissetati anche voi in questa sera. Bello, davvero davvero edificante tutto questo. Per quanti sono a casa e hanno il supporto del computer, o per quanti hanno un cellulare con... Lasciami usare questo termine. È il tuo campo. Sì, con una buona capacità di memoria, quindi un bel po' di giga ancora disponibile per arrivare a fine mese. Oppure il wifi, ecco, chi può disporre del wifi? Il wifi è proprio l'ideale. Potete connettervi sul nostro canale YouTube per vedere, per sentire e vedere proprio quello che accade nella nostra sala. Quindi per quanti hanno già il canale YouTube aperto, vedranno i nostri conti e andando avanti col tempo, quindi vedrete poi le immagini direttamente dalla nostra sala. Sì, il nostro canale, per chi non lo sapesse, è Adi Messina TV, e potete anche connettervi con il sito www.radioevangeloitalia.it, quindi fate voi, ma seguiteci. Vi è un numero di telefono, il solito numero di telefono che ormai conosciamo a memoria, 389-6125-728. Perfetto, confermo. Perfetto, il numero che potete utilizzare per interagire. Grazie a Dio arrivano tanti messaggi durante la settimana, messaggi che ci mettono alla conoscenza, che ascoltano i nostri programmi, ascoltano il nostro palinsesto. Per grazia di Dio possiamo davvero dire che è un numero che funziona
è un'interazione che ha una risposta anche da noi. Ma a proposito di interazione, potete anche connettervi con Facebook se siete utenti di questo social, perché attraverso la nostra pagina di Radio Evangelo Italia potete usufruire del Distant Social, quindi potete scriverci in tempo reale su WhatsApp e cercheremo anche di rispondervi pressoché in tempo reale, o potete anche condividere con noi le vostre impressioni attraverso l'Instant Social di Facebook. Vi sono tante frequenze che ripetono puntualmente il programma La Buona Notizia. Facciamo un attimo un elenco veloce delle frequenze che ripetono il programma che state ascoltando. Innanzitutto la frequenza FM di Radio Evangelo Melito Porto Salvo, che per la provincia di Messina la copre con la frequenza 107.7, per quanto riguarda Reggio Calabria 104.1, sempre in Calabria per Vibo Valentia 90.5, Catanzaro 101.7. Restando nella Sicilia, anche Radio Evangelo Aci Reale, la frequenza è 92.5. Salendo su al nord, Valeria, andiamo avanti con Radio Evangelo Liguria e Lombardia sul web, ma ancora sul digitale terrestre in Liguria, e ancora in FM alla frequenza 102 MHz per le zone della Valtellina e del Ticino. E ancora ringraziamo la Chiesa di Giardini Naxos che ci mette a disposizione il proprio sito in modo che il nostro programma venga trasmesso in diretta video. Quindi grazie anche a questi cari fratelli. Con l'occasione, Valeria, ricordiamo che la nostra comunità è desiderosa di offrire una copia della parola di Dio a quanti ancora non ne hanno una. Sì, come sempre sottolineiamo, tutto questo gratuitamente, quindi non temete di dover contribuire, perché anzi ci rallegrate nel momento in cui ci chiedete e noi vi offriamo gratuitamente quello che gratuitamente abbiamo ricevuto. Basta scriverci. Radio Evangelo Italia @gmail.com o ancora admessinatv@gmail.com. Nel caso in cui non aveste un indirizzo email, potete utilizzare il nostro numero di telefono per mandarci un messaggio. Infatti non ci formalizziamo, per qualunque canale. Anche sul numero di telefono, tramite servizio WhatsApp, il vostro indirizzo e il vostro nome, saremo ben felici di mandarvi una copia della parola di Dio. Già, mi pare che a livello di contatti abbiamo esaurito tutto, siamo stati abbastanza bravi stasera. E ne pensiamo di ascoltare un primo brano musicale. Che cosa ascoltiamo, Jerry? Dario De Marco con il brano Le tue promesse.
Cari, eccoci nuovamente in studio dopo l'ascolto di questo bel brano. Stasera vi vogliamo un po' stuzzicare, anche perché ci manca soltanto qualche minuto prima che inizi la nostra diretta video e audio del culto, e vi stuzzichiamo con un argomento che in questi giorni ci sta un po' incuriosendo. Jerry, quale argomento? L'argomento che approfondiremo alla fine della nostra puntata riguarda il post-verità. Proprio così, non siete tenuti a conoscere questo termine, perché non vi nascondo che mi sto documentando un po' meglio negli ultimi tempi. No, anche io ero bianco, posso dire, riguardo questo argomento, poi approfondendo ho ben capito di che cosa si tratta. Sembrerebbe un termine associato alla politica, anche ai social network, e qualcuno potrebbe dire, ma a livello spirituale che cosa, come facciamo a legare questo termine, questo neologismo con Dio, con le cose di Dio? Approfondiremo. E avete anche la possibilità, magari a casa, poco prima che inizi il culto, quindi qualche minuto preciso, per andare su internet, andare a cercare e capire intanto di che cosa parleremo, è libero di farlo e di farci sapere anche la vostra riguardo a questa cosa. Noi vi diamo soltanto un piccolo input, ovvero la fonte da cui abbiamo ricavato questo termine, che è un dizionario molto autorevole, ovvero l'Oxford Dictionary, che sostanzialmente una volta l'anno introduce un neologismo, un nuovo termine all'interno della gamma di parole che questo dizionario registra. E quest'anno il termine dell'anno, un po' come a volte si sente parlare dell'auto dell'anno, del personaggio dell'anno, il termine dell'anno è post-verità. La post-verità. La post-verità. La post-verità, quindi mi dicono che è un termine femminile. La post-verità. Siamo giustificati, perché in inglese sarebbe post-truth, quindi post-truth. Tutto sommato the può essere maschile, femminile, quindi vero. Spezziamo una lancia in favore di Jerry. Vero, vero. E visto che ci siamo, Valeria, io vorrei dare anche un accenno sul nostro sito, o meglio, sul sito delle Assemblee di Dio in Italia, che da qualche mese a questa parte ha aperto un appendice al suo sito, Svolta Online. Sì, bellissimo. Non so se tu lo conosci. Altro che, diciamo che sto diventando un po' una follower di Svolta Online, perché mi piace pensarlo come un sito di giovani per giovani, quindi un sito destinato a giovani e scritto da giovani. Giovani evangelici delle Assemblee di Dio in Italia che interpretano il pensiero, le domande, i dubbi di altri giovani che possono sentire il bisogno di ascoltare una voce giovanile su problematiche dell'attualità, ma anche su problemi di carattere spirituale o inerenti alla vita cristiana. A me questo sito piace perché si propone di dare risposte a delle domande che non hanno risposta. Sì. Partendo dal presupposto che tante persone ricercano giornalmente delle domande, si fanno delle domande, vanno sul motore di ricerca più conosciuto, più famoso, che è Google, e vanno a cercare delle risposte a delle domande esistenziali. Perché viviamo? Chi siamo? La ragione della vita, sulla depressione, sulla tristezza, sul vuoto del cuore. E vanno poi, non essendoci questo, fino a quando non c'era questo sito, era difficile andare a capire, a comprendere effettivamente che la risposta a tutto questo è Gesù. Infatti, ma questo sito nasce proprio perché si possa capire, ecco mi attacco alla parola comprendere che ha utilizzato Jerry, capire sulla base di un'analisi della Bibbia e del confronto tra quanto la Bibbia ci propone e le nostre domande che nascono anche dal considerare l'attualità, bisogni dell'uomo che oggi esplodono e che diventano virali perché vengono diffusi sui social o su internet, ma che sono i bisogni dell'uomo da sempre. Capire ci permetterà di credere, di affidare la nostra vita a Gesù, e credere ci permetterà di cambiare. Questo è un po' il programma di Svolta e questi tre macro contenitori al cui interno vengono incasellati i vari articoli. Te ne ricordi qualcuno degli argomenti? A me ce n'è uno caro, che è quello riguardo la preghiera. Già, stavo pensando a quello. Quindi, ti anticipo io. Sì. Quindi riguardo la preghiera, quindi sulla necessità di dedicare del tempo alla preghiera, e qui nulla di nuovo. Ma l'approfondimento che trovate su questo sito ti fa proprio vedere che per tutti gli impegni che abbiamo, per tutte le cose che abbiamo da fare dalla mattina alla sera, sembra che gira e rigira, trascuriamo la cosa più importante, che è appunto la comunione con Dio. Sì, quel rapporto che è il respiro della nostra anima. E faceva, io mi immedesimavo in questo, dice, tra il lavoro, tra gli impegni in famiglia, tra gli impegni anche in chiesa, la propria... come posso dire,
il proprio rapporto personale con Dio, quindi di farlo quindi nella cameretta segreta, quindi dopo aver serrato la porta, è qualcosa di indispensabile, di assolutamente necessario. Sì, anche perché paradossalmente tutto dipende da quel rapporto con Dio. Ora è 18:01, quindi ciao, diamo l'audio alla sala culto. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sempre sulle nostre frequenze. Dio ci benedica. A dopo. Proteggimi coprimi con la tua mano, Dio, quando la tempesta riderà, volerò più in alto insieme sopra di ogni avversità, sarò al sicuro in te, Signore. Gloria a Dio, alleluia. Altissimo, perché sei degno, Signore. Noi ti magnifichiamo perché sei presente, Signore. Sei onnipotente, il tuo nome è meraviglioso. Gloria al tuo nome, Signore. Amiamo il tuo nome, amiamo la tua persona, amiamo le tue opere, amiamo la tua parola, Signore. Sei meraviglioso, noi ti benediciamo con tutto il nostro cuore. A te vogliamo offrire stasera le anime nostre, a te offriamo questo culto e a te presentiamo tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Siano essi benedetti da te e dalla tua parola, siano toccati dalla tua mano mentre noi continuiamo a magnificare il tuo nome, mentre continuiamo a dare lode al nome del Redentore, mentre magnifichiamo colui che è l'Altissimo. Aspettiamo di vedere la tua mano potente raggiungere
raggiungerci e benedirci stasera. A te la lode, Signore, a te la gloria, a te questo culto in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Alleluia, gloria a Dio, magnifichiamo insieme il Signore con tutto il cuore. Magnifichiamo il Signore. Alleluia. Diamo lode al nostro Redentore. Magnifica l'Altissimo. Il suo nome con tutto il cuore. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore. A te la gloria, Signore. A te la gloria, Signore. Alleluia. Raggiungici, tocca i nostri cuori, Signore. Noi ci affidiamo a te, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Amen. Dio sia lodato. Accomodiamoci, sentiamo la presenza di Gesù nel nostro cuore. È bello conoscere il significato per esperienza della comunione con Gesù, la comunione con il nostro Padre Celeste. C'è gioia nel cuore, vero? Vogliamo cantare un piccolo coro che ci ricorda la bellezza che abbiamo, la gioia che abbiamo di gridare appunto al Signore di gioia. Il 725 è intitolato proprio Gridiamo di gioia, e il grido di gioia è un grido che nasce dal cuore, da un cuore appagato, da un cuore sereno, da un cuore che è stato perdonato, da un cuore che è stato rigenerato. Il cuore che ha conosciuto comunione con Dio è il cuore che grida di gioia al Signore. Alleluia, cantiamolo con gioia. Grazie Signore. Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno. Dedicato
santo è il tuo nome. Canto di gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Rifugio sicuro sempre in te troverò, l'anima mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia al Signore nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto di gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare te. Grazie Signore, grazie Signore. Diciamo grazie a Dio per il tempo che ci dà per amarlo. L'eternità, pensate, non ci sarà più limite. Come appunto dice la parola ed è una sua promessa, saremo sempre con il Signore, gloria a Dio. Non ci saranno più interruzioni, non ci saranno i giorni, i mesi, gli anni, che può essere un giorno migliore o peggiore dell'altro, saremo sempre con il Signore. Vogliamo oggi aprire i nostri cuori per accettare Gesù nella nostra vita, nei nostri cuori, per essere poi sempre con il Signore. Gloria a Dio. Andiamo a Lui con tutto il cuore. Apriamo i nostri cuori davanti al Signore. Chiediamo a Gesù di trasformare stasera ulteriormente la nostra vita. E chi è fra di noi per le prime volte o la prima volta, preghi nel proprio cuore, perché Dio ascolta la tua preghiera. Signore, cambia il mio cuore, trasforma la mia vita. Digli stasera voglio venire a te con fede, con fiducia, con tutto il mio cuore. Non ho le forze, non so cosa dire, non ho parole. Perché probabilmente questa è la condizione nella quale ti trovi adesso e ciò che senti nel cuore. Non so che dire, non ho parole. Però vengo a te con tutto il cuore. E il Signore certamente interverrà nella tua vita. Tutti noi abbiamo bisogno di presentarci al Signore così. Con semplicità, con fede, ma con tutto il cuore. Vogliamo veramente, spiritualmente parlando, gettarci ai piedi del Signore. Perché Egli può ed Egli vuole benedire. Egli può e vuole anche trasformare la nostra vita. Egli è il Signore della nostra vita. Prepariamo quindi il nostro cuore per la preghiera stasera. Vogliamo disporci dinanzi a Dio per elevare la lode, la gloria, l'adorazione, il ringraziamento e presentare al Signore tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Vogliamo pregare stasera per Andrea, è ripartito per Milano, quindi secondo ciclo di chemio.
che il Signore lo sostenga e lo aiuti. Stiamo pregando, non sappiamo fare altro, non possiamo fare altro, ma presentarci al Signore e dire: Signore, aiuta Andrea. Così anche Carmelo ha superato già il primo ciclo, domani, Dio volendo, sarà sottoposto a intervento chirurgico per fare l'autotrapianto e sarà un periodo molto difficile. Domani è una giornata molto importante anche per Carmelo, il quale saluto ovviamente tutta la comunità, ma chiaramente tramite la moglie, tramite la sorella, perché non è molto debole, quindi non è possibile parlare al telefono con lui. Ma noi sappiamo che Gesù sarà con Carmelo in questi giorni, in modo particolare, sarà il suo compagno di stanza. Dovrà stare solo, ma Gesù sarà con lui. Così preghiamo ancora per la sorella Villari, la sorella Graziella, quanti altri si affidano alle nostre preghiere. Diciamo: Signore, benedicili in modo particolare. Anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo anche da casa. Noi non possiamo immaginare le situazioni che ci sono, ma sappiamo che Dio è fedele. E stasera vuole parlare al nostro cuore. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi e di intonare insieme il 704 dalla nostra raccolta, dove appunto dice: Dio, vengo a te. 704, vengo a te, mi presento al tuo trono così. Tutto ciò che mi agita lo lascio qui. Il mio cuore lo spando ai tuoi piedi. Togli tutto ciò che mi separa da te. Canteremo insieme: le mie ansie non ti sono nascoste, tu hai cura di me. Diremo ancora: fiducioso lo sguardo a te volgo e mi fondo su te. Cantiamo insieme questo coro, di pari sentimento, con fede. Poi il fratello Trimarchi verrà avanti a presentarci in preghiera. Amen. Gloria al Signore. A te la lode, Signore. Io vengo a te, mi presento al tuo trono così. Tutto ciò che mi agita lo lascio qui. Dio, vengo a te, il mio cuore lo spando ai tuoi piedi. Togli tutto ciò che mi separa da te. Se non ti sono nascoste, tu hai cura di me. Fiducioso lo sguardo a te volgo e mi fondo su te. Dammi un nuovo cuore tutto per te. Metti un nuovo canto dentro me. Ciò che mi agita lo lascio qui. Dio, vengo a te, il mio cuore lo spando ai tuoi piedi. Togli tutto ciò che mi separa da te. Le mie ansie non ti sono nascoste, hai cura di me. Fiducioso lo sguardo a te volgo e mi fondo su te. Dammi un nuovo cuore tutto per te. Metti un nuovo canto dentro me. Sei tu la lode del mio cuore.
gloria al tuo nome, Signore. Benedetto sei tu, oh Dio. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Padre. A te la lode, Signore. Gloria al tuo nome, Padre. Veniamo alla tua presenza, Signore, con tutto il nostro cuore. Non perché meritiamo nulla, ma soltanto, Signore, perché tu stai compiendo un'opera meravigliosa nella nostra vita. Grazie perché ti abbiamo conosciuto e ti abbiamo conosciuto come il nostro grande Redentore, il Salvatore delle anime nostre. E oggi ci presentiamo a te vestiti di lino fino, puro e risplendente, non perché noi meritiamo qualcosa, ma perché tu hai dato la tua vita per ciascuno di noi. Sul quel legno hai caricato su di te tutti i pesi, tutti i peccati del mondo, e noi oggi possiamo con libertà comparire alla tua presenza e ti diciamo grazie, grazie Signore. Non abbiamo parole, non meritiamo nulla, ma ti diciamo grazie per il tuo grande e infinito amore che continui a dispensare alle anime nostre. Grazie Signore perché siamo tuoi figlioli, siamo il tuo popolo, e fa che possiamo risplendere oggi, Signore, essere di testimonianza, raccontare a tutti quello che tu fai nella nostra vita. Signore, ti preghiamo perché questa sera, in questo culto, possa tu manifestare la tua gloria, Signore. Glorifica il tuo nome. Il nostro desiderio, come anche quello di tutti i tuoi servitori, è quello che tutti possano venire alla salvezza. Signore, fa che veramente ognuno di noi possa intercedere con fede, con piena fiducia, che tu sei il Salvatore, soprattutto di coloro che hanno un cuore ben disposto. Signore, muovi il tuo Santo Spirito nella vita di ciascuno di queste persone che hanno disposto il loro cuore alla salvezza. Signore, ti ringraziamo per ogni tuo bene, ma soprattutto, Signore, questa sera ti vogliamo pregare per la tua benedetta e divina parola. Signore, noi crediamo e dipendiamo da essa, perché la tua parola è perfetta per la nostra vita, è una luce sul nostro sentiero. E questa sera abbiamo la certezza che potremo attingere con gioia alle fonti delle acque della salvezza. Signore, muoviti in mezzo al tuo popolo, Padre, mentre non possiamo dimenticarci, Signore, dei nostri fratelli che soffrono. Signore, tu li conosci ad uno. Noi potremmo dimenticarci, ma tu non ti dimentichi, Signore. Soprattutto ti preghiamo che tu questa sera possa allungare il tuo forte braccio, la tua mano onnipotente, Signore, allungala su questi tuoi figlioli. Opera, Padre, e soprattutto, Signore, ti preghiamo che tu possa donarci la fede per credere. Signore, crea in noi la fede, Signore, che sicuramente viene dal tuo Santo Spirito. E ti ringraziamo, Padre. Ci aspettiamo da te grandi benedizioni. Resta con noi e ogni grazia te le chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo dire tutti insieme: la tua fedeltà è grande. La tua fedeltà è incomparabile. Nessuno è come te. Benedetto Dio, grande è la tua fedeltà. Piccolo coro che conosciamo a memoria, ma è l'803 comunque della nostra raccolta, mentre siamo ancora così in attitudine di lode, di adorazione, di ringraziamento al Signore, vogliamo tutti insieme testimoniare dicendo: la tua fedeltà è grande, è incomparabile, non esiste pari nell'universo, Dio è fedele. Gloria al Signore, alleluia. Gloria a te, grazie per la tua fedeltà, Signore. Immensa, infinita, incomparabile. Alleluia. La tua fedeltà è grande. La tua fedeltà è incomparabile. Nessuno è come te.
fedeltà. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, benedetto Dio, grande è la tua fedeltà. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, benedetto Dio, grande è la tua fedeltà. Dio sia lodato. Gloria al Signore. C'è gioia nel cuore. Allora il coro 577 dal nostro innario. C'è grande gioia nel mio cuore. Cantiamolo insieme, cantiamolo con gioia, cantiamolo con tutto il nostro cuore. Alleluia, gloria al Signore. C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. Gloria a Dio. Vorremmo tutti o quasi tutti forse dire una parola di lode al Signore per la gioia che è nel cuore. Ma molto spesso la timidezza ci raggiunge e coglie forse la maggior parte, alzarsi in mezzo a tante persone ed esprimere la gioia del cuore non è facile, ma ci viene facile farlo quando appunto lo facciamo così, tutti quanti insieme, esprimiamo con il nostro volto, ma esprimiamo anche cantando col cuore al Signore la gioia del cuore. Lo facciamo pregando, lo facciamo adorando, ogni anima si apre davanti a Gesù ed esprime la gioia del proprio cuore. Gloria a Dio. Ma ci piace anche a volte ascoltare qualche storia, qualche intervento di Dio che compie nella nostra vita, nei nostri cuori, come il Signore, per esempio, come il Signore ci ha salvati. È una bella cosa raccontare come il Signore ci ha salvati, come ha trasformato la nostra vita, come provvede, come interviene quotidianamente, e lo facciamo attraverso la testimonianza. E la testimonianza è il racconto, quindi, di qualcuno che è testimone, e noi siamo testimoni delle cose che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Siamo testimoni perché sappiamo chi eravamo e sappiamo chi siamo oggi in Cristo Gesù. E sappiamo pure che un'opera così non viene da noi, la poteva compiere solo il Signore. Quindi siamo testimoni della potenza del Signore. Anche stasera ascolteremo una testimonianza, ma più che una testimonianza sarà anche una relazione, perché abbiamo stasera la gioia di avere con noi il fratello Vito Belfiore, che viene da Catania insieme alla sorella Belfiore. E il fratello Belfiore, oltre stasera a raccontarci della sua esperienza fatta con Gesù, e abbiamo il piacere di ascoltarti e di farlo anche in diretta oggi sul web, ma il fratello è anche responsabile del gruppo Gedeoni della Sicilia e anche della Sardegna. Conoscete molto bene il lavoro dei Gedeoni, ma probabilmente per chi si è aggiunto, per chi è qui per la prima volta, per le prime volte,
avrà modo di ascoltare direttamente, quindi anche dal fratello Belfiore, l'attività dei Gedeoni. È un'opportunità anche per presentare quest'opera. Vieni pure avanti, Dio ti benedica, ti ascoltiamo veramente con piacere. Benvenuto in mezzo a noi. Approfitto di salutarti. Grazie, Pastore Nuzzo. Il Signore sia lodato. È veramente una gioia essere qui questa sera. Sono in visita da mia cognata e non ne ho potuto fare a meno, anzi per me è un piacere venire a ricevere le benedizioni nella casa del Signore, e questa sera sono qui insieme a voi. E visto che mi hanno invitato a dare la mia testimonianza, voglio ringraziare il mio Signore così come Egli un giorno mi ha incontrato. Gesù un giorno ha incontrato la mia vita. Questo risale a molto tempo addietro, ma il momento in cui Gesù ha iniziato una radicale trasformazione nella mia vita è stato nella primavera del 2001. Io ho sempre avuto un'attenzione per il nostro Signore Gesù, perché frequentavo la chiesa ufficiale, ero un chierichetto. Ero addirittura ricercato dagli stessi preti perché ero bravo a servire la messa. Però conoscevo Gesù così, come lo conoscevo un ragazzo di 10 anni, 12 anni, null'altro. Un giorno mi trovavo in un momento di peccato. Un peccato che mi avrebbe permesso di lasciare l'unica cosa che io non avrei mai voluto fare, perdere la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. E mentre mi trovavo in questo momento di peccato, addirittura sentivo che mia moglie era lì che stava per salire le scale dove mi trovavo e scoprire quello che era il peccato che era in me. E io gridai al Signore: Signore, ti permetto, fai che questo non si verifichi. L'unica cosa che io voglio è che questo non si verifichi, perché sapevo che avrei perso mia moglie e mia figlia e i miei figli. E ascoltai una voce nel mio cuore che mi disse: questa è l'ultima volta che io ti aiuto, perché ti ho aiutato fino adesso, ma da adesso voglio che tu apri il tuo cuore a me. Ho detto: Signore, lo farò. E così è stato. E quando ho finito di fare questa, di rivolgere questa preghiera, tutto quello che io avvisavo sentire dalle scale salire, non li sentì più. Mi affacciai al balcone, alla finestra, erano solamente degli amici là sotto che parlavano di calcio. Io da allora la prima cosa che feci è lasciare quel peccato che in quel momento mi opprimeva il mio cuore, e incominciai da quel momento a riconoscere quanto Gesù era stato misericordioso con me. Gloria a Dio. Che cosa ho fatto da allora? Ho avuto una sensazione di riconoscimento tale che da allora non ho fatto altro che incominciare a servire il Signore nel mio cuore, ad accettarlo. Ci fu un'occasione attraverso una tenda. Mia moglie era convertita e quindi mi invitava spesso ad andare in chiesa, ma io non ci andavo mai, se non che quella volta la seguii nella tenda e il predicatore, ricordo come ora, diceva che il mio difensore era Gesù Cristo, colui che avrebbe difeso sempre la mia causa da allora in poi. A quell'invito io mi alzai e accettai Gesù nella mia vita. Da allora iniziò una trasformazione, ebbi quella sola attenzione di riconoscenza, gratitudine verso il Signore e incominciavo quindi, come avete fatto ognuno di voi, a frequentare i locali di culto, perché è qui che apprendiamo quanto grande è l'amore che Dio ha per ognuno di noi. E nel cuore, così come continuava la mia vita, sentivo questa forte gratitudine che mi accingevo, che mi attivavo nella chiesa attraverso il gruppo evangelistico. Poi il Signore ha voluto che facesse addirittura un programma radio, se non che una volta uno mi incontrò e mi disse: ti devo parlare. Era un fratello della chiesa. Ci siamo appartati e mi disse che: sai, io faccio parte del gruppo dei Gedeoni e ti vorrei invitare ad una riunione.
ho fatto io come avete fatto ognuno di voi. Gli disse a Gesù: Signore, tu vuoi che io ti segua anche in questo ministero? Ebbene, da quella prima riunione, forse saranno manco nella dita della mano e si possono contare quante volte non ho potuto partecipare, da allora il Signore mi ha chiamato a questo ministero, che servo con tutto il cuore, perché attraverso la distribuzione della parola di Dio tante anime vengono e sono venute al ravvedimento. Gloria a Dio. Io ringrazio il Signore per questa chiamata, una chiamata che fratelli e sorelle riceviamo sempre tutti, ognuno di noi, nessuno escluso. Perché quando noi abbiamo ricevuto questa grande salvezza che riteniamo e che consideriamo, il Signore ci fa considerare anche il fatto che non possiamo trattenerla noi stessi, la dobbiamo trasmettere a quanti ancora la stanno aspettando, perché c'è gente che Dio ha predestinato come noi, ma che ancora non sono nella conoscenza, e noi siamo coloro che glielo devono partecipare. Io ringrazio Dio perché mi dà modo di servirlo affidandomi queste aree, e lo faccio con gratitudine, con riconoscenza, considerando ogni giorno che Dio è sempre vicino a me. Il Signore sia lodato. Diciamo grazie al Signore, come Egli ci prende dal fango e ci porta quindi a sedere con i principi del suo popolo. Ci prende dal nostro peccato, dall'essere addirittura avversi a Dio e avversi alla sua parola, e poi ci conduce addirittura a pronunziare la sua parola e a distribuire la sua parola. L'attività appunto dei Gedeoni è quella di distribuire la parola di Dio. Non è una denominazione, non è una chiesa, è un'associazione di credenti che hanno il compito di distribuire la parola di Dio, quindi una porzione della Bibbia, il Nuovo Testamento, in più lingue, italiano, inglese, francese, a volte arabo ed altro, negli alberghi, di modo che ogni cliente la sera prende il cassettino o sul comodino trova la Bibbia. E voi non potete immaginare quanta gente ha opportunità di leggere la Bibbia, molti la portano via addirittura, e hanno l'opportunità di conoscere il Signore negli alberghi, negli ospedali, nelle carceri, nelle scuole, regalare quindi una Bibbia a tutti. Preghiamo anche per questa attività, per tutti quei fratelli che sono coinvolti nell'attività di distribuzione della parola, che Dio benedica in maniera particolare. Ringraziando il Signore per questo, ora salutiamo anche i nostri amici, per qualche istante chiudiamo la diretta, e ci sono fratelli di là in regia che intratterranno coloro che ci stanno seguendo. Nel frattempo noi vogliamo raccogliere l'offerta per l'opera del Signore. Amen. Quindi innanzitutto chiniamo i nostri capi e vogliamo pregare il Signore per l'offerta. Bene, rientriamo per giusto qualche attimo. Rubiamo l'audio alla sala culto e lo prendiamo noi. Valeria, una bella testimonianza abbiamo ascoltato da parte del fratello Belfiore, ma la nostra attenzione si è concentrata in questi pochi minuti sull'opera dei Gedeoni. Sì, un'opera preziosa da parte di uomini che sono uomini normali come noi, uomini con una famiglia, uomini con un lavoro, che però hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo e direi anche una parte importante alla distribuzione di copie della Bibbia o di porzioni della Bibbia in luoghi come gli ospedali, gli alberghi, anche le scuole. Spesso vengono organizzate distribuzioni in punti strategici frequentati da molti, come le scuole, fondamentalmente per una semplice ragione, perché noi crediamo nell'efficacia e nel potere della parola di Dio. Non ne traiamo alcun lucro, alcun guadagno, questi fratelli non ricevono un compenso, sottolineiamo anche questo. Anche nella nostra città, nella città di Messina, quest'opera ha grande, grande spazio, grande rilevanza. Puntualmente quindi nelle scuole, quindi scuole medie, scuole superiori, viene distribuita all'uscita di ogni istituto scolastico la parola di Dio, quindi viene data una copia a ogni ragazzo e porta sicuramente frutto.
magari a volte si ha quasi l'indifferenza di persone che sono abituate a veder soffrire un semplice volantino. È capitato anche che qualcuno abbia gettato la porzione della parola di Dio che aveva ricevuto e che qualcun altro abbia raccolto un Nuovo Testamento, un Vangelo di Giovanni gettato per strada e abbia aperto il proprio cuore a Gesù attraverso quel dono rifiutato, perché non è la nostra parola che trasforma le vite, ma questo seme potente, glorioso, divino, che porta frutto, come prima ci diceva Gerry. Anche questa è una forma della predicazione della parola di Dio. Sì, a tutti gli effetti. Si diffonde la parola di Dio, quindi come trattato, come libro, come testo, e si prega anche prima. Quindi ogni tanto mi è capitato, ecco, di far parte, ecco, di questi giovani, di questi ragazzi, di questi fratelli che si danno appuntamento davanti all'istituto scolastico e prima di distribuire la parola di Dio si prega affinché ogni ragazzo che prende quel trattato ne faccia un buon uso, abbia davvero il desiderio di aprire e scoprire questa verità. Sì. La parola verità, per quanti ci ascoltano, ci tornerà utile in questa puntata. Sì, sarà proprio il motivo conduttore dell'ultima parte quando rientreremo in studio dopo la predicazione. Anche a me, come diceva Gerry, è capitato di recarmi per contribuire a questa attività e la sensazione bella dopo aver pregato è di tenere tra le mani un tesoro. In fin dei conti si tratta di semplici libri, non si tratterà neanche di carta che in se stessa è pregiatissima, però hai la sensazione di portare con te un tesoro che però non vuoi custodire tutto per te, ma vuoi distribuire. Il bello della parola di Dio è proprio questo. Non è una di quelle ricchezze che vogliamo ottenere gelosamente per noi, ma che vogliamo dare. Bello, bellissimo. Oltre alle scuole viene anche distribuita la parola di Dio negli alberghi, quindi viene anche distribuita in vari linguaggi, quindi sia in inglese, in francese, in tedesco. È bello perché è un'opera che spazia e cerca di raggiungere più persone possibili. Già, dagli alberghi agli ospedali, dai luoghi di divertimento e di svago ai luoghi in cui si va per soffrire. Ovunque la parola di Dio è fondamentale. Diamo nuovamente l'audio alla sala di culto per la predicazione della parola di Dio. Vi invito a rimanere sempre sintonizzati. Dio ci benedica insieme. Paolo ai Corinzi, capitolo 3, dal verso 12. Dio sia lodato. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Preghiamo un attimo insieme al Signore. Padre, grazie con tutto il cuore, perché anche stasera ci dai grazia di stare dinanzi a te, con cuore aperto per ricevere la tua parola. Tramite essa stasera ristora pieno le anime nostre. E noi ti ringraziamo, ti benediciamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria al Signore. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Ho voluto rileggere questi versetti perché ci soffermeremo stasera
su questi versetti. Lasciatemi dire che la predicazione di questa sera, almeno penso, poi lo Spirito di Dio può guidare in qualunque direzione, ma quello che io mi propongo stasera è di esporre questo testo come insegnamento alla Chiesa. Ci sono differenti modi di presentare la parola, può essere edificativo, di incoraggiamento per la fede, eccetera. Voglia essere un insegnamento per noi. È l'Apostolo Paolo che scrive questa verità straordinaria, meravigliosa, sconosciuta all'uomo, sconosciuta anche ai molti oggi che non conoscono il Signore, non conoscono la sua parola. Io ho in mente il racconto di una sorella qui presente che mi ascolta anche nel riferire questo. Quando sono entrata in chiesa ho ricevuto un'infinità di notizie, di informazioni, di termini nuovi che non conoscevo, e quindi ci sono molte cose che sono sconosciute ai molti, ma l'Apostolo Paolo tratta, direi con chiarezza, ma anche in modo ordinato, un'infinità di argomenti che hanno a che vedere con la nuova vita in Cristo Gesù il Signore. La benedizione, la gioia che il credente, colui che appunto crede e segue il Signore, può realizzare, ma anche la conoscenza straordinaria. E beh, conosciamo l'invito, la promessa del Signore: invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. È quello che ci è accaduto dal momento in cui abbiamo aperto il cuore al Signore. Abbiamo cominciato ad ascoltare, a ricevere la parola di Dio e abbiamo conosciuto cose grandi e che per noi erano impenetrabili, che non conoscevamo, ma sono state una benedizione per noi. E sono una benedizione per noi, perché la parola di Dio è una benedizione per noi. Pensate a questa ricchezza, questa benedizione, essere trasformati alla sua stessa immagine. Abbiamo sempre avuto in mente questo concetto che ci è stato inculcato, che Dio è Dio, noi siamo uomini, Gesù è perfetto, noi siamo imperfetti e non siamo degni di stare nella sua presenza. Eppure noi leggiamo che Dio, nel suo immenso amore, nel dire che ha tanto amato il mondo e nel donare il suo unigenito figliuolo, lo scopo di Dio è quello di renderci partecipe anche della sua gloria, renderci partecipe della sua natura, renderci partecipi di lui stessi. E infatti il testo che abbiamo dinanzi dice: noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione, secondo l'opera del Signore che è lo Spirito. Lo Spirito Santo, il Signore, Dio quindi, opera nella nostra vita affinché, mentre contempliamo a viso scoperto la sua gloria, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Non ti senti di dire gloria a Dio? Trasformati nella sua stessa immagine. Questo è uno dei passi del Nuovo Testamento che descrive l'opera dello Spirito Santo nella vita di coloro che si sono arresi a Dio. Perché dal momento in cui ci arrendiamo nelle mani del Signore, dal momento in cui il nostro cuore è affidato al Signore, lo Spirito Santo inizia un'opera, inizia un lavoro nella vita del credente, che è un'opera di trasformazione, è un'opera di santificazione, è un'opera che cambia completamente la nostra vita. Infatti parla il nostro testo della trasformazione, letteralmente della trasfigurazione del credente, di una metamorfosi del credente, un cambiamento profondo, radicale del credente.
C'è un riferimento nell'Antico Testamento che si collega con il testo che abbiamo letto, perché appunto parla di contemplare la gloria di Dio. Mosè, nel suo rapporto con Dio, quando stette con Dio per ricevere la legge, fu irradiato dalla gloria di Dio. E quando scese in mezzo al popolo, egli non si rendeva conto, ma il suo viso risplendeva. Il suo volto era raggiante. Tant'è che altri non potevano guardarlo, è un po' come guardare a occhi nudi il sole. E allora non potevano guardare e Mosè fu obbligato a mettersi un velo dinanzi al viso, perché era stato con Dio, era stato con il Signore, la sua vita, il suo volto era stato trasformato. Fu costretto, ripeto, a mettersi un velo dinanzi. E quindi... proprio come durante tutta la legge che egli poi scrisse e promulgò, e la legge è rimasta velata, ma ora in Cristo, dice qui la parola del Signore, noi tutti, sta parlando ai credenti, noi tutti, nessuno escluso, a viso scoperto, possiamo contemplare la gloria del Signore. Possiamo ammirare la gloria del Signore a viso scoperto. Che vuol dire a viso scoperto? Senza velo. A viso scoperto fa riferimento proprio a questo velo che impedisce di vedere, impedisce di conoscere quelle cose grandi e impenetrabili che l'uomo non conosce. È come se l'uomo avesse un velo dinanzi agli occhi del cuore, che pur leggendo non riesce a capire, non riesce a conoscere. Ma se la scrittura dice noi tutti a viso scoperto, cioè senza velo, senza impedimenti, senza ostacoli, anche se si tratta di un ostacolo fine, probabilmente trasparente come può essere un velo, Dio vuole che la conoscenza di Lui non sia impedita neanche da un piccolo velo dinanzi agli occhi, ma la conoscenza di Lui sia chiara e completa, senza velo. Ed è una condizione che riguarda tutti, ed è una condizione che deve essere adempiuta. Si può vedere il Signore senza velo. Cosa dice la parola riguardo al significato di questo velo che è dinanzi agli occhi dell'uomo naturale? Cioè dell'uomo che non ha conosciuto il Signore, che non ha aperto il suo cuore con fede a Dio, vive con questo velo dinanzi agli occhi, perché prima di rivolgersi ai credenti e dire noi tutti a viso scoperto, vuol dire che prima noi tutti non eravamo a viso scoperto. E non vedevamo chiaramente la gloria del Signore. Perché la scrittura ci parla di un velo, ma non dinanzi agli occhi fisici nostri. Gli occhi possono vedere molto bene, ma un velo sul cuore. Questi sono i termini che usa la scrittura, un velo steso sul cuore. Proprio qui al versetto 15 abbiamo letto, ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, quando si legge la legge, quindi di Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Un velo steso sul cuore. Leggono la legge, leggono la parola, sto parlando del non credente, del non rigenerato, legge la parola, ma c'è un velo steso sul cuore. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Quindi un velo steso sul cuore, innanzitutto, che è sintomo di incredulità. Infatti al versetto 16, sempre del testo che abbiamo dinanzi, dice «Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso». Vuol dire che quel velo insiste e rimane finché l'uomo è incredulo e finché l'uomo non si converte al Signore. È chiaro il concetto, no? Ecco. Però quando si saranno convertiti al Signore, le cose cambiano, il velo sarà rimosso. Un velo steso nel cuore o sul cuore che è sintomo sinonimo di incredulità.
ed è l'uomo che non crede che vive questo rapporto col Signore che è velato, che non è chiaro, che si presta a dubbi, che si presta a confusione. E l'anima rimane nella confusione, rimane nei dubbi e segue quindi le varie dottrine, i vari insegnamenti, pensando che si tratti della verità, dà ascolto a voci perché non vede chiaramente, ma non tutte le voci che si rivolgono al cuore sono voci oneste e non sempre la voce di Dio, molto spesso è la voce del nemico che parla al cuore, camuffata quindi da figliuolo di Dio, ma siccome c'è un velo sul cuore, l'uomo è incapace a realizzare, a capire, a verificare, appunto perché è un velo di ignoranza, ce lo descrive in questi versetti, un velo di ignoranza. Al versetto 14 che abbiamo letto è scritto: ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché, aggiunge, è in Cristo che esso è abolito. Senza Cristo le menti sono rese ottuse. E la condizione del peccatore, la condizione dell'uomo che non ha aperto il cuore al Signore, perché l'uomo ha bisogno di essere salvato? Perché l'uomo ha bisogno di credere in Gesù? Perché diversamente la sua condizione è questa, un velo sul cuore, l'incredulità, l'ignoranza. L'ignoranza ovviamente non per le cose della vita, gente molto intelligente riguardo alle questioni naturali, le questioni della vita, la propria professione, gli studi, eccetera, eccetera, ma un velo di ignoranza per non capire la parola di Dio. L'uomo può essere un'arca di scienza, ma se non crede nel Signore, se non crede in Cristo, perché è Cristo che rimuove il velo, è ignorante sulla parola di Dio. Perché questo velo è un velo di peccato. La natura di questo velo è il peccato. E il peccato distorce la visione. Distorce la visione della realtà e distorcendo la visione della realtà non permette all'uomo di abbandonare il peccato. È un po' come avere una lente che distorce la visione. E allora pensi di vedere bene, ma in realtà la visione è distorta e non è la realtà, non è la verità. Questa è l'opera che compie il peccato, che come velo steso sul cuore, dinanzi, diremmo, agli occhi del cuore, distorce la visione della realtà. E l'uomo non invoca il nome del Signore per essere perdonato, per essere lavato, perché crede di non averne bisogno. Perché la visione distorta, a motivo del velo che è nel cuore, gli dice che è onesto, che è buono, che non ha commesso male e che quindi che non ha bisogno di essere perdonato. Perché deve gridare a Dio? Perché deve sentirsi perduto quando le cose vanno tutto bene? Questa è l'azione che compie il peccato nella vita dell'uomo. Ma esso è rimosso in Cristo. In Cristo addirittura è abolito, dice qui la parola del Signore. Signore, dacci grazie di aprire stasera il cuore e comprendere questa verità nella nostra vita, affinché la visione della realtà possa essere chiara per aprire il cuore e invocare il nome del Signore per essere salvati. In Marco 10 riconoscerete sicuramente la storia di quel giovane che si recò da Gesù. È scritto nella parola che Gesù, guardatolo, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. La visione di questo giovane era distorta. Era giovane, ma già la vista non gli funzionava. Confidava nei beni, pensando che i beni fossero tutto, rinunziando quindi alla parola di Dio, all'invito che Gesù rivolse al suo cuore. Era vicino, una cosa ti manca, una cosa ti manca, la potremmo raffigurare a un velo, ti manca una cosa. Però è proprio quel velo di peccato che distorce la realtà
e impedisce anche all'uomo, che è arrivato a un passo, quindi, a un velo dalla verità, a un velo da colui che è via, verità e vita, ma la visione è distorta e non apre il cuore, non lo riceve, non si affida al Signore. Spero sia chiaro il modo come mi sto esprimendo. Vi interrogo perché ritengo che sia un insegnamento per noi ed è importante che sia chiaro per ciascuno di noi. Ma il testo che abbiamo dinanzi dice: e noi tutti a viso scoperto, cioè senza velo, perché il velo dell'ignoranza, il velo del peccato, come abbiamo visto, viene rimosso quando ci si converte al Signore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso, abbiamo letto. Convertirsi al Signore non significa soltanto credere nel Signore. Il termine convertire, i credenti che mi ascoltate spesso lo sapete molto bene, vuol dire letteralmente fare dietro fronte, cambiare rotta, cambiare vita. Ecco, allora non solo coloro che piangono davanti a Gesù, coloro che promettono al Signore, che si commuovono nella presenza di Dio, o coloro che dicono sì, è così, è la verità, io ci credo che Gesù Cristo è il Signore, ma poi non si convertono. Voi avete ascoltato la testimonianza del fratello Vito, oggi mi incoraggio perché siamo almeno in due qua, forse, penso. Prima ancora della conversione, prima ancora cioè di aprire il cuore, di accettare Gesù, c'è stata una sorta di conversione, abbandonando il peccato e camminando nell'ubbidienza al Signore. Allora, quando si saranno convertiti, Dio non si accontenta delle nostre parole, delle tue chiacchiere, delle tue promesse. Uno solo mantiene le promesse, è il Signore. Non si fida dell'uomo. Egli vuole vedere la conversione, che abbandoni il peccato, che cammini in novità di vita. E allora il velo sarà rimosso, perché il velo è rimosso e abolito addirittura in Cristo, come dice qui la parola. Ora, che cosa vuol dire che noi tutti a viso scoperto, contemplando la gloria del Signore? Che cosa vuol dire a viso scoperto? Vuol dire senza velo. Ma senza velo in realtà che cosa significa dal punto di vista dottrinale e pratico per la nostra vita? Vuol dire innanzitutto che a colui che si è convertito, a colui che ha creduto in Cristo, che ha aperto il cuore a Cristo, che ha invocato il nome del Signore. Proprio cito nuovamente il versetto che ho citato per almeno due volte, lo dico per la terza volta: invocami, io ti risponderò e ti annunzierò cose impenetrabili, cose grandi, impenetrabili, che non conoscevi. Quindi senza velo ci ricorda che Dio si è appieno rivelato in Cristo Gesù il Signore. Il termine rivelato vuol dire che egli si è svelato, ha tolto il velo che impediva anche a Dio di farsi conoscere, non perché Dio sia incapace a farsi conoscere, ma egli stesso dice: sono i vostri peccati che creano altro che velo, come un muro, e impedisce a Dio di operare. E impedisce a Dio di rivelarsi, ma l'incapacità non sta in Dio di rivelarsi, sta in noi che abbiamo dinanzi a noi un velo o un muro che ci impedisce di capire, di conoscere il Signore. Ma senza velo vuol dire che Dio si è appieno rivelato in Cristo Gesù il Signore. Si è svelato appieno. Tramite Cristo, laddove leggiamo: Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo, nel suo unigenito figliuolo Dio ha voluto farsi conoscere dall'umanità intera. Ha voluto togliere il velo, egli è voluto venire personalmente, non solo fra di noi, Dio è con noi, Dio oggi è dentro di noi. Altro che velo, altro che impedimento. Dio si è pieno rivelato in Cristo. In Giovanni al capitolo 14, al versetto 9, è scritto: Gesù gli disse:
da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici tu mostrami il Padre? Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Sono gli uomini che hanno ancora il velo sul cuore, che hanno ancora la vista bendata sul cuore, che si permettono oggi ancora di dire che Gesù Cristo non è Dio. Quando Gesù afferma a Filippo, ma dopo tanto tempo che sono con voi, non mi hai riconosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici tu, mostraci il Padre? In Cristo Gesù, ripeto, Dio si è pienamente rivelato. Il velo è stato rimosso, addirittura abolito, l'abbiamo letto nel testo. Lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo che esso è abolito, perché è Cristo che ci rivela il Padre e ce lo rivela appieno. Possiamo dire grazie, Signore. Non è opera di uomo, è un'opera che viene dall'alto, che viene da Dio, perché Dio ci ha tanto amati. E che in Cristo Gesù ha rimosso il velo. Non solo vedere senza velo significa che Dio si è appieno rivelato in Cristo, ma questa espressione senza velo ci dice pure che la comprensione dell'opera di Dio e che l'opera di Cristo è totale. Quando parliamo dell'opera di Cristo, parliamo del motivo per cui Cristo è venuto sulla terra. Intanto per rivelare il Padre, ma per pagare il prezzo del riscatto dell'anima nostra, per dare la sua vita quale sacrificio in sostituzione di ciascuno di noi, si è caricato dei nostri peccati. E l'opera di Cristo non è completa ancora alla croce, ma Egli ha stabilito la sua Chiesa, sta edificando oggi la sua Chiesa. Cristo Gesù tornerà, stiamo aspettando il ritorno di Gesù Cristo, no? Per portare a compimento l'opera sua, bene, questo testo dove dice a viso scoperto, cioè senza velo, vuol dire che la comprensione dell'opera di Cristo è totale. Non ci sono misteri nell'opera di Cristo. E chi ha ancora un velo sul cuore che parla di mistero di Cristo? Ma l'opera di Cristo è stata svelata e la comprensione è stata data completa ai figli di Dio. Torno al versetto 14 del nostro testo dove dice «Ma le loro menti furono rese ottuse, infatti sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito». Ciò vuol dire che Cristo ci ha rivelato tutte le cose che riguardano l'opera sua per poter conoscere la salute, la salvezza dell'anima nostra, per poter avere tutto ciò che è necessario per giungere fino alla gloria e goderne con lui per tutta l'eternità. Gloria al Signore. A viso scoperto, senza velo, vuole dire anche per noi che possiamo andare a Dio così come siamo, che possiamo andare a Lui così come siamo. Vuol dire che lo possiamo vedere faccia a faccia, che lo possiamo vedere così come Egli è. Vuol dire che a differenza dei santi dell'Antico Testamento possiamo entrare nel luogo santissimo, possiamo entrare nella presenza del Signore. Possiamo avere comunione con Lui, a viso scoperto, dice la parola. Gloria al Signore. In Matteo 11 Gesù stesso dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto, umile di cuore, voi troverete riposo alle anime vostre. Venite a me. Ci invita ad andare a Lui, senza impedimenti, senza veli. A viso scoperto non solo ci dice che possiamo andare a Dio così come siamo, ma in realtà ci dice pure che non possiamo nascondere nulla al Signore. Senza velo è reciproca la cosa, no?
Noi possiamo ammirare la gloria di Dio, egli può ammirare l'opera che sta compiendo nella nostra vita. Egli vede il mio cuore, egli vede il tuo cuore, vede la bellezza dell'opera sua nella nostra vita, la bellezza e il frutto dello Spirito di Dio nella nostra vita, ma vede anche le necessità, i problemi, i difetti, le ansie, le preoccupazioni. Non c'è velo. Dio conosce perfettamente la nostra vita. In Ebrei al capitolo 4 è scritto che non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude, scoperte, davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Non c'è velo. Gloria al Signore. Il credente quindi può contemplare a viso scoperto, senza velo, il Signore. Questa parola ci parla di una comunione totale con il Signore. Non ci sono segreti. Non ci sono segreti. Dio si è rivelato appieno ai suoi figliuoli. Chi può conoscere meglio un padre? Chi lo può conoscere meglio di suo figlio? Tutti quelli che lo hanno ricevuto hanno ottenuto il diritto di diventare figli di Dio. E come figli di Dio conosciamo personalmente e conosciamo spiritualmente, intimamente, il nostro Padre Celeste. Gloria a Dio. Sì, questa è una straordinaria verità. Il credente può contemplare a viso scoperto senza velo. Questo significa che le nostre menti non sono più nelle tenebre, perché siamo convertiti. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Non ci sono ombre e non ci sono veli, la nostra mente, ripeto, non è più nelle tenebre, perché la mente si è convertita. Finché non si saranno convertiti, dice qui la parola del Signore, il velo rimane, ma dalla conversione il velo scompare, a viso scoperto. Ma attenzione, questa affermazione, a viso scoperto, vuol dire anche nel termine originale proprio della parola, non ve lo cito, lo lasciamo stare, fa riferimento questo avviso scoperto ad uno stato, una condizione permanente del credente e irreversibile. Cioè avviso scoperto vuol dire che il velo è stato, come abbiamo letto in Cristo, abolito. La condizione del credente Nel dire avviso scoperto, dice che vive in uno stato permanente ed irreversibile per quanto riguarda Dio. Ciò vuol dire che il cristiano può contemplare sempre la gloria del Signore. Non ci sono giorni dove Dio chiude l'ufficio. Non ci sono orari nei quali non è possibile. Il credente può contemplare sempre la gloria del Signore, perché il velo è stato abolito. E questa è la condizione della Chiesa, è la condizione dei figli di Dio, è la condizione, è una condizione permanente, perché le opere di Dio sono opere permanenti. È l'uomo che può decidere di modificare le cose, ma le cose che Dio fa, le fa senza ripensamento, sono permanenti nella nostra vita, a viso scoperto. Ma che cosa dice qui? Noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione, l'opera del Signore che è lo Spirito. Qual è la conseguenza del viso scoperto? La prima parola che troviamo è contemplando. Contemplando. Eh sì, è come un cieco che recupera la vista e rimane estasiato, meravigliato e contempla la bellezza, la gloria, quelle cose impenetrabili, quelle cose sconosciute, il mondo spirituale, la gloria di Dio, la persona di Gesù, la parola del Signore. A noi tutti a viso scoperto, contemplando. Cioè contemplare, e aggiunge, come in uno specchio
la gloria del Signore, cerchiamo di chiarire questo aspetto, contemplare e letteralmente riflettere se stessi in uno specchio, è come noi stessimo dinanzi ad uno specchio. E riflettiamo la nostra vita in questo specchio. E vediamo in questo specchio chi siamo. Quindi riflettere se stessi in uno specchio, quindi quando ci specchiamo nella gloria del Signore, perché questo specchio è la gloria del Signore. E quando ci specchiamo, non ci specchiamo con uno specchio che riflette la nostra immagine, ma vediamo la gloria del Signore. E dinanzi alla gloria del Signore vedo le mie imperfezioni, perché dall'altro canto c'è la perfezione del mio Dio, del mio Signore. Quando mi specchio nella parola di Dio, mai mi sento di dire, ah, oggi va bene, sono sistemato bene spiritualmente, perché ci specchiamo nella gloria del Signore. Ed è la sua immagine che noi vediamo nello specchio. Quindi quando ci specchiamo nella gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, perché è riguardando a Gesù che siamo trasformati alla sua stessa immagine. Gloria a Dio. Lo specchio in cui si vede la gloria di Dio è sicuramente Cristo Gesù stesso. Ci sono delle affermazioni nella Bibbia molto chiare al riguardo. Una ce l'abbiamo nel capitolo successivo, il capitolo 4, nei primi versetti del capitolo 4. Se volete seguire la lettura potete anche aprire la vostra Bibbia, capitolo 4, i versetti dal 4 fino al 6, ci fermiamo così, anzi dal 3. Dice così: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, seguite, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce, seguite, del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per fare brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. La gloria di Dio rifulge nel volto di Gesù Cristo. E allora, laddove leggiamo e noi tutti contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, quindi lo specchio che abbiamo dinanzi ci permette di specchiare noi stessi nella gloria del Signore, lo specchio in cui si vede la gloria di Dio e Cristo Gesù il Signore. Così noi, fratelli, sorelle, specchiandoci nella gloria del Signore, lo Spirito Santo ci trasforma nella stessa immagine del Signore. Lasciatemi usare adesso una immagine, ecco, una raffigurazione. Sto davanti allo specchio, ma vedo la perfezione che è Cristo, vedo la mia imperfezione rispetto a Cristo. Ma io non posso fare nulla per cambiarmi, modificarmi ed assomigliare a Gesù. E allora ecco che lo Spirito Santo agisce. E dice, questo è Gesù, questo sei tu. Allora qui c'è da fare questo, c'è da fare quest'altro, c'è da sistemare qui, da aggiustare lì. È lo Spirito Santo che agisce nella nostra vita. Rileggo il testo. Spero sia chiara. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. È lo Spirito che agisce e trasforma la nostra vita alla gloria del Signore. Ecco perché è importante permettere allo Spirito Santo di agire nella nostra vita. Siamo una chiesa cristiana evangelica pentecostale. Ciò vuol dire che crediamo nell'azione vivente ed efficace dello Spirito Santo nella nostra vita.
Lo Spirito Santo non è una persona della Trinità che rimane a guardare a braccia conserte, ma è colui che ci trasforma all'immagine gloriosa di Cristo Gesù il Signore, ci trasforma. Attenzione quindi, non siamo noi che ci trasformiamo all'immagine di Cristo, ma è lo Spirito Santo che ci trasforma, ovviamente, se glielo permettiamo, se ci arrendiamo, se, come dice la parola, camminiamo nello Spirito, ubbidiamo allo Spirito, ci lasciamo condurre dallo Spirito, permettiamo allo Spirito di produrre il frutto dello Spirito nella nostra vita, di riprodurre in noi il carattere di Cristo. La somiglianza non fisica, ma la somiglianza spirituale a Cristo Gesù il Signore, e siamo trasformati nella sua stessa immagine, non un'altra immagine, qui non c'è inganno, alla sua stessa immagine, non è un'imitazione, alla sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Lo Spirito Santo ci trasforma, letteralmente trasformare significa cambiare forma. E non dico che il grasso diventerà magro, no, non mi riferisco a quello. La forma la immaginiamo dal punto di vista spirituale, trasformati, cambiare forma. Ha a che vedere con metamorfosi. Il bruco che diventa farfalla, cambia completamente forma. Non rimane neanche più statico, comincia a volare. È un'opera meravigliosa. Quindi trasformati vuol dire cambiamento di forma, la trasformazione che avviene nell'essere interiore. Ma nell'essere interiore di una persona che influisce all'esterno, la trasformazione non rimane soltanto un'opera interiore, ma è un'opera che si deve manifestare anche all'esterno. Questa trasformazione che lo Spirito compie nella nostra vita deve essere visibile, perché influisce su tutto il nostro modo di pensare, su tutto il nostro modo di parlare, su tutto il nostro modo di agire, influisce anche sulle nostre relazioni con gli altri. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Trasformati. E le conseguenze esterne di questa trasformazione interiore diventano immediate, evidenti, e nel tempo diventano sempre più chiare, sempre più palesi, perché questa rassomiglianza si avvicina sempre, gradatamente, ma sempre di più a Cristo Gesù il Signore. Arrivando al testo dove dice: secondo l'azione del Signore che è lo Spirito, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Trasformati. Dunque si riferisce in modo specifico, quasi concluso, non vi agitate, non vi preoccupate. Si riferisce alla santificazione continua, alla santificazione progressiva, alla santificazione graduale dei credenti. Siamo sulla via della santificazione. L'ho illustrata più volte con una scala. Ecco, che abbiamo dei gradini che salgono. Una scala. Dopo la conversione abbiamo cominciato a salire questa scala che conduce alla gloria. Ogni gradino che saliamo è un gradino più vicino a Gesù, una rassomiglianza in più, un gradino di rassomiglianza in più al Signore, un gradino più lontano dal mondo, dalle tenebre, dalla vecchia vita, dal vecchio uomo. E così continuando a salire, la nostra santificazione è progressiva. L'immagine che abbiamo è di uno che continua con regolarità a salire, ad assomigliare, a crescere nella grazia, nella conoscenza del Signore Gesù Cristo, che si avvicina gradualmente sempre più al Signore, si avvicina gradualmente sempre più alla perfezione e si avvicina gradualmente sempre più alla gloria, allontanandosi gradualmente da tutto ciò che era prima, il mondo, il peccato,
la sua vita. Quindi trasformati si riferisce alla santificazione continua, ripeto, progressiva e graduale dei credenti. La vita cristiana, fratelli, sorelle, ma anche amici che siete presenti o che ci ascoltate da casa, è un processo continuo di crescita all'immagine del Signore di gloria in gloria, dice qui la parola. La gloria, eh sì, di gloria in gloria. E allora, che significa la gloria? Può avere diversi significati questo termine, gloria, ma qui nel nostro testo si riferisce, come dire, alla somma degli attributi di Dio. Si riferisce alle qualità divine. Vuol dire che le qualità divine e gli attributi trasferibili di Dio si assommano gradualmente mentre cresciamo alla nostra vita. Diveniamo partecipi della sua gloria. Diveniamo partecipi delle sue qualità divine. Diveniamo partecipi dei suoi attributi divini. La santità, l'amore, la fedeltà, la misericordia, eccetera, eccetera. Non so se è chiaro il concetto. E come lo descrive qui la parola del Signore, una trasformazione progressiva, quindi un aumento graduale, di gloria in gloria, dice, di gloria in gloria. Un aumento graduale che avanza in gradi da uno stadio di gloria ad un altro stato di gloria. Per arrivare di gloria in gloria, o se preferite l'immagine dei gradino, di gradino in gradino, e ogni gradino ci parla di uno stadio della gloria di Dio. Di gloria in gloria fino ad arrivare, dopo la nostra morte, alla glorificazione nel cielo. Oppure al ritorno di Gesù, quando Egli ritornerà, ci trasformerà in un batter d'occhio e saremo con Lui nel cielo, saremo nella gloria. Di gloria in gloria fino a raggiungere la gloria eterna. Grazie Signore. La frase quindi denota una sorta di splendore che cresce, un splendore che aumenta, come il sole sorge al mattino e diventa sempre più chiaro, sempre più splendente, sempre più forte, fino a raggiungere lo zenith. In contrasto alla gloria breve, invece, di cui godeva Mosè, la gloria breve che rifletteva la faccia di Mosè, era per un tempo. Ma la gloria della nostra vita sarà per sempre. Così il cristiano, contemplando la gloria del Signore, questo rileviamo dal nostro testo, contemplando la gloria del Signore, il suo carattere è trasformato secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Pertanto se vogliamo essere trasformati di gloria in gloria, dobbiamo contemplare ogni giorno Gesù Cristo, così come ci viene rivelato nella sua parola. Non ci sono altri mezzi, non ci sono altri specchi dove rifulge la gloria del Signore. Se veramente vuoi essere trasformato, hai bisogno di specchiarti nell'originale, e l'originale è Cristo Gesù il Signore. Amen. Spero sia chiaro quello che ho voluto esprimere, e prego che lo Spirito di Dio possa fortificare il nostro cuore, aprire le nostre menti per ritenere questa parola pieno nel cuore. Questa contemplazione si manifesta mediante la parola di Dio, mediante l'intervento dello Spirito Santo, mediante la presenza di Dio nella nostra vita. E quindi questo sguardo continuo, questo sguardo ammirato produce delle conseguenze benedette. Perché a sua volta questo contemplare, questo sguardo ammirato e continuo della gloria del Signore trasforma noi stessi, ma produce delle conseguenze benedette, perché ci fa divenire a nostra volta specchi che riflettono la gloria del Signore. In Giovanni, lasciamo stare forse, no, leggiamo, Giovanni 20, 29, Gesù disse: perché mi hai visto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Oppure Pietro, dove scrive: benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine
della fede, cioè la salvezza delle anime vostre. Dio ci dia grazie di essere a nostra volta specchi che riflettono la gloria del Signore. Un gioco di specchi. Se io ammiro Cristo, contemplo la gloria del Signore, quella gloria si rifulge, cambia la mia vita e la mia vita diventa una benedizione e uno specchio anche per gli altri, che non riguarda me stesso, non attira lo sguardo degli altri su me stesso, ma l'altro dirà: chi ha compiuto quest'opera? Ecco, e si rivolge allo specchio che è Cristo Gesù e la sua parola. Chiniamo i nostri capi insieme e preghiamo il Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Gesù. Ti senti di dire grazie, Signore, per la tua parola? Per questa cosa grande e impenetrabile che non conoscevi, che non conoscevamo, ma il Signore ha voluto rivelarcela, ha voluto farcela conoscere. Gloria al Signore. Persino il lebbroso, persino il cieco, lo zoppo, l'uomo inutile, allontanato dagli altri, può essere trasformato alla gloria del Signore. Il peccatore più incallito, se crede nel Signore Gesù, contempla la sua gloria, si converte dalle sue vie peccaminose, abbandona il peccato, viene trasformato di gloria in gloria, e a quanto sembra, comprendiamo da questo testo, che non c'è bisogno neanche di sforzarci particolarmente, perché non è un'azione che devi compiere tu, quella della trasformazione. Ti devi solo arrendere e permettere allo Spirito Santo di agire, perché è lo Spirito Santo che ti trasforma di gloria in gloria alla perfetta immagine di Cristo Gesù, il Signore. Gloria al Signore. Vogliamo pregare il Signore con tutto il nostro cuore. Ma prima di elevare la nostra preghiera, ti voglio dire con tutto il cuore stasera: abbi fiducia nella parola di Dio. Abbi fede anche in tu. Ammira Gesù, riguarda Gesù. Perché Gesù trasformerà la tua vita, cambierà il tuo cuore. Amen? Digli stasera, con fiducia, cambia il mio cuore. Preghiamo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo stasera con tutto il cuore per la tua presenza. Abbiamo goduto stasera della tua presenza, stiamo godendo della tua presenza. Sentiamo la tua benedizione, sentiamo la consolazione dello Spirito Santo e sentiamo la tua parola che ci sta veramente incoraggiando, che riscalda il nostro cuore. Il nostro cuore arde, oh Signore, perché ci riveli verità preziose che riguardano la nostra anima, la nostra vita, verità che non conoscevamo perché un velo era sul nostro cuore. Vivevamo nei nostri falli e nei nostri peccati. La visione della realtà era distorta. Pensavamo di amare te, pensavamo di servire te, invece eravamo molto lontani da te, forse offendavamo il tuo nome. Stasera ti vogliamo ringraziare perché hai illuminato la nostra mente e il nostro cuore. Per la virtù dello Spirito Santo, Signore, ti sei rivelato a noi e abbiamo compreso che in te il velo è abolito. Questo velo sul cuore non c'è più, Signore, e possiamo contemplare la tua gloria. Possiamo venire a te così come siamo, Signore. Ti sei rivelato appieno nel tuo figliuolo Gesù Cristo. Comprendiamo appieno l'opera tua di grazia, di redenzione, oh Signore. E questo riempie il nostro cuore di gioia, aumenta la nostra fede, ci invita ulteriormente ad affidarci a te, perché l'opera tua è un'opera meravigliosa. Perché è un'opera di grazia, ma è un'opera che dura per tutta l'eternità. È un'opera buona che tu hai cominciato in noi, Signore. Grazie perché la tua parola ci rivela stasera che possiamo venire a te così come siamo, senza impedimenti, senza velo, ma ci ricorda pure che tu ci vedi, oh Signore, così come siamo e conosci stasera il nostro cuore, nel bene e nel male, e puoi intervenire laddove c'è bisogno di un tocco potente della tua mano. Per cui ti preghiamo, Signore,
dacci grazia di rimanere meravigliati a contemplarti, uno sguardo ammirato e uno sguardo continuo, uno sguardo perseverante per essere ulteriormente trasformati di gloria in gloria, Signore, di esperienza gloriosa in esperienza ancora più gloriosa, fino a vederti e a godere con te per l'eternità. Benedici tutti coloro che abbiamo ricevuto la tua parola e dacci grazia di fissarci, o Signore, e di fissare lo sguardo nostro su Cristo Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ma allo stesso tempo, Signore, ti preghiamo, Signore, di aiutare e sostenere tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere o che stasera stanno aprendo il cuore dinanzi a te, dinanzi a questa parola, che hanno deciso nel cuore anche di convertirsi e di riguardare al tuo figliuolo Gesù, che possano beneficiare dell'azione efficace e meravigliosa dello Spirito tuo che ci trasforma alla gloria e all'immagine perfetta di Cristo Gesù il Signore. Grazie dal profondo del cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria al Signore, alleluia. Grazie Gesù con tutto il cuore. Grazie Signore, alleluia. Amen, amen. Gloria a Dio. Possiamo dire gloria a Dio. Bene, rientriamo in studio mantenendo questa attitudine di preghiera. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, la predicazione della parola di Dio. Un passo che ha toccato il nostro cuore. Viso scoperto, presentarsi a Dio a viso scoperto, Valeria, senza velo. Senza velo, perché un velo c'è, e il velo, come si è specificato, è il velo del peccato che deforma, distorce la verità, distorce la realtà. Eppure Gesù ha provveduto a rimuovere quel velo con il suo sacrificio. Ecco perché adesso il nostro viso può essere scoperto. Mi piace considerare come ci possiamo presentare davanti a Dio in piena libertà, così come questo velo, nel momento in cui accettiamo Gesù come nostro personale Salvatore, viene rimosso tramite il sacrificio di Gesù, che sulla croce ha portato i nostri peccati, mi dà anche il senso, l'idea che davanti a Dio non abbiamo alcuna maschera da portare. Col nostro prossimo siamo soliti utilizzare una maschera, forse proprio per mascherare la nostra insufficienza, dei nostri difetti, dei nostri limiti. Ma davanti a Dio, innanzitutto, non possiamo nascondergli nulla. Anche se avessimo una maschera, Lui guarda oltre, Lui guarda direttamente l'intimo del nostro cuore. Ma mi piace considerare, lo voglio nuovamente sottolineare, la libertà che abbiamo di presentarci davanti a Dio così qual siamo, con la nostra limitatezza, con la nostra carnalità, con la nostra umanità. Siamo uomini, siamo tendenti all'errore, allo sbaglio, ma mi piace pensare, sapere che Gesù ci guarda con occhi d'amore. E così questo deve essere un invito per tutti noi a presentarci davanti a Dio e rivelare quello che effettivamente noi siamo, quello che c'è nel nostro cuore, senza alcuna cera, ma in maniera sincera, senza cera. Possiamo proprio così rivelarci a colui che ha deciso di rivelarsi pienamente a noi in Cristo, e possiamo specchiarci perché Egli ci ha donato uno specchio, che è quello che abbiamo qui tra le mani, la sua parola. È uno specchio nel quale, da un lato, dal lato dello specchio che la parola ci offre, vediamo la perfezione di Dio, e dall'altro ci specchiamo con tutta la nostra limitatezza. Gerry accennava prima ai nostri limiti. Eppure possiamo accostarci a questo specchio con fiducia, perché se da un lato riconosciamo i nostri limiti, dall'altro ci gettiamo tra le braccia di colui che ci può trasformare e ci trasforma di gloria in gloria lungo questa scala che è quella della santificazione. Noi così fragili che diveniamo santi, un termine così impegnativo, diveniamo i santi di Dio. Questo specchio serve, necessita, sia a quanti hanno già conosciuto Gesù, sia a quanti ancora sono sulla via della salvezza, sono nella confusione, sono nel dubbio, non sanno a chi rivolgersi, a chi affidarsi.
Dicevo che serve ai credenti ed è indispensabile che ogni credente rivolga la propria immagine verso questo specchio che è la parola di Dio per esaminarsi, per vedere se il suo cammino è conforme al volere di Dio. Per quanti invece sono nella confusione, nella distretta, non sanno dove andare e a chi rivolgersi, ecco che la parola di Dio, questo specchio meraviglioso, schiarisce completamente la mente e il cuore delle persone e ci presenta la verità. Già, possiamo specchiarci e il nostro invito è specchiamoci senza timore, anzi con fiducia. E poi, dopo che ci siamo specchiati, non dimentichiamo ciò che abbiamo visto allo specchio, perché altrimenti saremmo soltanto degli uditori smemorati, come dice l'Apostolo Giacomo, e invece dobbiamo desiderare essere dei facitori della parola, uomini che non dimentichino l'aspetto di sé che hanno visto attraverso la parola, ma che chiedano al Signore: Signore, cambiami, trasformami, produci in me questo dietro front meraviglioso che mi renderà più simile non a un altro uomo, non a un pastore, non a un essere umano, ma all'unico essere perfetto, a Cristo Gesù, colui che è stato tentato come noi in ogni cosa, ma senza peccare. Durante la predicazione il pastore faceva riferimento a questo velo, quindi simbolo del peccato che crea un ostacolo, che crea difficoltà nel vedere chiaramente ciò che sia davanti, e faceva proprio riferimento a questo. E tu hai utilizzato una parola che penso che calza perfettamente con ciò che abbiamo detto fino a questo momento: distorce. Distorce la verità. E per chi ci ha ascoltato dall'inizio di questa diretta, abbiamo fatto riferimento a un argomento, la post-verità. Sì, abbiamo accennato proprio a come questa post-verità quest'anno abbia ricevuto un suo diritto di cittadinanza persino su un dizionario molto autorevole. E anche l'università, penso, di Oxford abbia coniato quindi questo termine come il termine dell'anno 2016. Sì. La post-verità, in base a tanti eventi politici, anche per la diffusione che tante notizie quasi vere o completamente false hanno preso piede nei social network. E quello che accade, quello che sta accadendo nei nostri giorni, è che una verità non è dimostrata dall'oggettività di quella situazione, ma è più frutto di un'emozione, di una sensazione. Sì, quasi quasi le emozioni, le percezioni soggettive finiscono per annullare il valore oggettivo è la necessità di dimostrare oggettivamente un fatto, per cui se una pseudo verità, una mezza verità, una quasi verità in qualche modo solletica la nostra voglia di sensazioni, la nostra voglia di percezioni forti, allora possiamo anche accoglierla. Ecco, questo è il ragionamento alla base della post-verità. Possiamo accoglierla perché ci aggrada, non necessariamente perché ci interessi sapere se quella presunta verità corrisponda alla realtà oppure no. Vi è forse un esempio molto semplice, quasi banale, che forse rende meglio riguardo questo argomento che potrebbe sembrare molto, molto profondo. La post-verità riguardo il 1969. Vi faccio questo esempio proprio terra-terra. L'uomo è andato sulla Luna. Sembrerebbe incontrovertibile, abbiamo visto anche le immagini degli astronauti che appoggiano il loro piede, si fanno fotografare. Ma qualcuno ha iniziato a dire: questa storia non è vera. L'hanno abilmente architettata e noi abbiamo la prova comunque che tutto ciò non è mai avvenuto. Una bella finzione cinematografica, direbbe qualcuno. Il primo l'ha detto, il secondo l'ha ripetuto, il terzo l'ha detto come se effettivamente quello che è accaduto nel 1969 non era vero. Dai oggi, dai domani, sembra proprio che sia una realtà incontrovertibile il fatto che l'uomo sulla Luna non ci sia mai andato. Piace pensare così, tutto sommato non dispiace, solletica un po' anche la nostra fantasia, sa di avventuroso, di intrigante, no? Pensavo al fatto che nella nostra generazione tutto è clamorosamente veloce. E così come sono veloci i nostri tempi, sia nel lavoro, sia i tempi in famiglia, sia tutte le cose che dobbiamo fare, allo stesso modo anche le notizie sono più che veloci. Una volta vi era soltanto il quotidiano che la mattina usciva. Se voleva avere le notizie del giorno precedente, doveva aspettare che l'edicolante aprisse la sua edicola e tu ti dovevi comprare il quotidiano. Ora invece la notizia ce l'abbiamo in tempo reale. Quello che accade dall'altra parte del mondo, nel giro di qualche attimo,
ce l'abbiamo già sul nostro cellulare. A portata di mano, a portata di tasca. Ecco, e fra tutte queste notizie vere, inconfutabili, ci sono delle altre notizie invece che sono delle cosiddette bufale, quindi delle notizie che viaggiano, notizie false, e la gente non sta neanche più a verificare se effettivamente quella storia è vera o meno. Forse è una storia che solletica la loro curiosità, forse attrae quella storia che forse non sarà vera, ma molti la prendono come verità e si tengono quella verità senza dare a nessuno la possibilità di metterla in discussione. Ma tutto sommato sembrerebbe un atteggiamento nuovo, invece Gerry, ciò di cui mi parlavi mi ha sollecitato a pensare a Pilato e alla domanda che Pilato rivolse a Gesù. Immagino il disincanto di Pilato, il suo scetticismo, quando Gesù gli disse: «Io testimonio della verità». E tu cosa pensi? La risposta di Pilato fu: «Che cos'è verità?». E forse più che la ricerca profonda di una verità, si coglie qui il disincanto, lo scetticismo di un uomo che, in fin dei conti, si arrende davanti forse all'impossibilità di trovare una verità. Io proprio colgo la parola «un uomo arreso». Un uomo forse che ha provato in tante maniere a trovare questa verità, ma non c'è riuscito. E perciò di fronte a Gesù che gli dice: «Io sono la verità», Pilato gli dice: «Ma che cos'è verità?». Cioè non è capito ancora che questa verità non esiste. Ma vogliamo ora mostrarvi che vi è una verità invece, Valeria. Già. Vi è la verità con la V maiuscola. La verità che è una persona, quel Gesù che può dire: «Io sono la via, la verità e la vita, e non c'è un'altra strada che vi condurrà al Padre se non io». Ecco, Pilato questa verità ce l'aveva di fronte a sé. Gli sarebbe bastato specchiarsi in questa verità, eppure preferì rinunciare, preferì arrendersi, rimanere nel vago della sua domanda: «Che cos'è verità?». E forse perse la più grande, anzi, più che forse, certamente, la più grande occasione della propria vita. Quindi, concludendo, cari ascoltatori, vogliamo nuovamente attestare che la verità è una, ed è la verità è la parola di Dio. Se hai bisogno, se necessiti anche tu, così come fece Pilato 2000 anni fa, di andare a cercare e capire qual è la verità, io ti invito ad aprire la parola di Dio, a pregare nel tuo cuore che Dio parli alla tua vita, e per certo il Signore ti risponderà. Questa è la sua parola, questa è la parola di Dio, perciò non hai bisogno di andare magari su internet ad andare a cercare chissà che cosa per avere una risposta ai perché del tuo cuore. La risposta sta nella Bibbia, nella parola di Dio. Accostati a essa con un cuore carico di fede e Dio certamente non ti deluderà. E non avrai soltanto una risposta teorica o un tuo dubbio che potrebbe anche essere ozioso e che tutto sommato potrebbe non cambiarti la vita, ma troverai la verità che ti farà libero. Perché come ha dichiarato Gesù, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E come Gesù ha chiesto al Padre, santificali nella verità. Diventerai libero, diventerai santo. Mi piace provocarvi con questo termine che può sembrare così lontano dalla nostra portata umana e che tuttavia diventa una realtà quando ci lasciamo santificare dalla verità. Amen, gloria a Dio. Siamo giunti al termine di questa diretta che è durata più di 2 ore. Ringraziamo quanti ci hanno ascoltato, hanno avuto la pazienza di rimanere fino a questo momento sintonizzati sulle nostre frequenze. Io vi saluto caramente. Pace Valeria, grazie per il tuo supporto, per il tuo aiuto. Pace a te Gerry, grazie a te, grazie a quanti appunto con pazienza sono rimasti con noi fino ad ora. Appuntamento, Dio piacendo, la terza domenica del prossimo mese di marzo 2017. Dio ci benedica insieme. Gesù disse: «Lo Spirito del Signore è su di me, perciò mi ha unto, per recare una buona notizia agli umili e proclamare la libertà a quelli che sono schiavi». Non ascoltare più cattive notizie. Gesù è la buona notizia che ti cambia la vita.